Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Un sintomo di progresso al giorno d'oggi è senz'altro la cura per l'igiene. Le persone amano andare in giro pulite e in buon ordine. Anche tra gli ebrei c'è sempre stato chi ci teneva moltissimo, scribi e farisei soprattutto. Erano convinti che l'osservanza di certe regole igieniche avesse a che fare con l'autentica religiosità. E avevano moltiplicato regole su regole, facendole credere importanti quanto i comandamenti, se non di più. Alcuni discepoli di Gesù non ci badavano molto, erano semplici pescatori di professione o poveri, interessati a tutt'altro che a certe regole secondarie. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione e prendono cibo con mani immonde? Questa domanda presuntuosa e sprezzante da parte dei farisei manda Gesù su tutte le furie. Ipocriti! Le vostre tradizioni, le vostre regole, per voi valgono più dei comandamenti di Dio. Voi lo onorate con le labbra, ma il vostro cuore è lontano da Lui. Poi, infervorato e adirato per quella questione, si rivolge alla folla. Ascoltatemi tutti e intendete bene. Non c'è nulla fuori di voi che possa contaminarvi. È ciò che c'è dentro di voi che può rovinarvi in maniera irrimediabile. È dentro, infatti, che si annidano le intenzioni cattive. E qui ne fa un elenco che sembra quasi una diagnosi. Prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Sono queste le cose che sporcano, che rovinano davvero. Ora, al giorno d'oggi, scribi e farisei non ce ne sono più, ma le manifestazioni di ipocrisia e di neofariseismo sono tutt'altro che scomparse. Il dare eccessiva importanza a cose che non la meritano, cos'altro è? Di preoccuparsi di armonizzare i colori del proprio abbigliamento invece che il proprio rapporto con Dio e con il prossimo, cos'altro è se non ipocrisia farisaica? E la sollecitudine per la salute del corpo che supera di gran lunga quella per la vita interiore. Ben venga l'igiene e l'abitudine di lavare e lucidare le automobili, di ritinteggiare l'appartamento, ma se tutto questo è alibi alla malvagità che si nasconde nel cuore, allora è davvero l'ipocrisia a insudiciare l'esistenza. La fede in tal caso è ridotta a religiosità esteriore, farisaica, appunto. Sì, ha rischiato grosso Dio nel volerci i suoi testimoni. Se siamo ipocriti, gli facciamo fare brutta figura, nessuno lo accoglierà. Se invece cercheremo di essere coerenti, il suo volto apparirà attraente, desiderabile. Insomma, sì, siamo noi responsabili della bella immagine di Dio a questo mondo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.